Ti saluto, croce santa. Le celebrazioni della Settimana Santa di quest'anno rimarranno certamente nella storia. Giovedì la Santa Messa in Cena Domini, ieri la Passio Christi e la Via Crucis, tre riti molto importanti per la cristianità, tre riti che sono stati accomunati dall'assenza di fedeli. È stato triste vedere il grande santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa totalmente vuoto. Solo i sacerdoti, un diacono e la squadra esterna Tris che ha realizzato la diretta televisiva. Proprio grazie ai mezzi di comunicazione, in particolar modo alla TV, è stato possibile vivere questi momenti che, altrimenti, dirette Facebook a parte, sarebbero stati totalmente a porte chiuse. Inevitabile il riferimento al coronavirus nelle meditazioni della Via Crucis scritte da Don Aurelio Russo, rettore del santuario. Tante le persone a cui si è fatto riferimento, storie di medici, infermieri, sacerdoti e volontari. Programmi della Quaresima e in modo particolare della Settimana Santa stravolti in tutte le comunità parrocchiali. Anche Papa Francesco ha presieduto il rito della Via Crucis in piazza San Pietro e non al Colosseo, come avviene ogni anno davanti a migliaia di persone. Questa mattina l'arcivescovo di Siracusa, Monsignor Salvatore Pappalardo, insieme al sindaco Francesco Italia, si è recato al cimitero per una preghiera. Il primo cittadino ha deposto una corona di fiori in suffragio dei defunti. La situazione dovrebbe essere la stessa, almeno fino al 3 maggio, quando Siracusa dovrebbe festeggiare, e in questo caso il condizionale d'obbligo, il patrocinio della propria santa patrona, Lucia. Intanto siamo ancora in Quaresima, Gesù è morto e presto risorgerà. Domani su questa rete doppio appuntamento con la Santa Messa di Pasqua alle 10 in diretta dalla Chiesa Madre di Sortino e a seguire alle 11 dalla Basilica Santuario Madonna delle Lacrime di Siracusa.